Le forze politiche che hanno dato vita alla Costituzione, le forze politiche che in un qualche modo hanno dato vita anche ai sindacati nel rispetto dell'autonomia delle organizzazioni sindacali, ce lo vogliamo dire, non ce n'è più neanche una. La DC, il PC, il PSI, non volevano che si arrivasse a un'unità sindacale perché avevano paura dell'autonomia che l'organizzazione sindacale poteva avere in un'idea che c'era una distinzione tra ruolo del sindacato e ruolo del partito. Oggi non ci sono più ragioni partitiche perché i sindacati e i lavoratori debbano essere continuati a essere divisi. Noi abbiamo bisogno di mescolare tutti lavoratori, fatemela dire così, tutte le forme di lavoro, e abbiamo bisogno allo stesso tempo di mescolare anche tutte le forme di rappresentanza. A me è capitato e mi ha fatto riflettere una cosa molto banale: vai in un autogrill, ci sono persone che ti riconoscono, parli, prendi un caffè, fai due chiacchiere e questi ti dicono: noi abbiamo votato per la Lega, ed ero sotto Pescara, non ero al nord, ero sotto Pescara. Ma il punto è che la stessa persona che mi ha detto ho votato Lega per cambiare mi guarda e mi dice: oh, ma te tieni duro, e tieni duro perché siccome noi siamo iscritti anche al tuo sindacato, noi abbiamo bisogno che tu ci difenda anche dal governo che noi abbiamo votato. Quando uno ti fa un ragionamento così, io subito ho detto: cavolo, come fa una persona a vivere quella contraddizione lì? Ma il punto è che lui non viveva la contraddizione, ero io che vivevo la contraddizione di come ragionava lui. Tu negli anni 70 avevi un Parlamento in cui le forze politiche di destra, di centro e di sinistra pensavano che chi lavorava doveva avere dei diritti e che il lavoro era un elemento centrale di rappresentanza trasversale. Oggi noi siamo di fronte a un rovesciamento di questa cultura. La gravità del Job Act, che a parole tutti dicono che non va bene, ma non lo stanno cambiando neanche quelli che sono andati su che dicevano che lo volevano cambiare, ci siamo? E appena provano a fare qualcosa, vedo anche coi rider, come hanno provato a dire che lavoro subordinato e le imprese gli hanno detto non provate a dirlo, hanno già cambiato idea. Ha una forza, diciamo così, ministro, determinante, no? Adesso faccio una cosa grandissima, come gli hanno detto non t'azzardare perché chiudo l'azienda, beh, allora è meglio che ci pensiamo, no?